Con Maria nell'anno della preghiera, con Maria appunto in questo mese di maggio. E in che modo vogliamo, in che modo dobbiamo parlare della Madonna? Vi sono tanti modi, però vi leggo una riflessione che è di una grande santa, una santa innamoratissima della Madonna, ma che non vi dico ora, vi dico alla fine. Perché una predica, scrive questa santa, sulla Santa Vergine mi piaccia e mi faccia del bene, mi deve far vedere la sua vita reale e non una vita fantastica. E sono sicura che la sua vita reale era proprio semplice. Ce la fanno vedere inaccessibile e invece bisogna farla vedere imitabile, farne scoprire le virtù, dire che viveva di fede come noi. Stiamo parlando della Madonna, È chiaro che la Santa Vergine è la regina del cielo e della terra, ma ella è più madre che regina. È bene che si parli dei suoi privilegi, ma non soltanto di quelli, perché non succeda che ascoltando una predica uno è obbligato a dire «Oh, oh», allora ne è abbastanza. E può succedere che qualcuno arrivi perfino a sentirsi quasi allontanato di fronte a una creatura così eccelsa. Queste parole sono di Teresa di Lisieux, Santa Teresa del Bambino Gesù, che le scriveva in un quaderno cosiddetto carne giallo un 21 agosto, adesso qui non ho, ho dimenticato l'anno, però è Santa Teresina che ci parla. Beh, e non ha torto. Noi spesso vogliamo presentare Maria come qualcosa di irraggiungibile, come qualcosa di inimmaginabile. E così noi, a un certo punto, non facciamo di Maria un modello da presentare a tutti e da presentare attraverso la sua vita vera, che è una vita appunto semplice, come dice Teresa di Lisieux. Maria va presentata nella sua quotidianità, perché è nella sua quotidianità che l'Onnipotente ha fatto cose grandi. È nella sua quotidianità che noi possiamo riscoprire la sua fede autentica e le sue virtù. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!